Ma come fa Beautiful ad essere ancora seguito dopo 9.324 puntate? È dal 1987 che va puntualmente in onda, eppure ancora un successo della Madonna. Ti spiego la strategia. Beautiful utilizza un modello di narrazione in cui le storie non finiscono mai veramente. I personaggi infatti si trovano costantemente in situazioni drammatiche, con tradimenti, amori impossibili, corna di qua, corna di là, ritorni di vecchie fiamme, colpi di scena inaspettati, e questo mantiene gli spettatori sempre agganciati, curiosi di sapere cosa accadrà nella prossima puntata. Ed è una tattica che crea dipendenza. Un altro punto fondamentale sono i personaggi. Il pubblico si affeziona ai personaggi, alle loro relazioni intricate. Brooke, Ridge Forrester e gli altri protagonisti sono diventati quasi parte delle famiglie per gli spettatori di lunga data, perché le loro storie d'amore e i conflitti sono costruiti per durare, e questo senso di familiarità e continuità fa sì che gli spettatori tornino a guardare. Nonostante Beautiful segua una formula consolidata, sa benissimo però come rinnovarsi. Infatti inserisce temi attuali e nuovi personaggi per attrarre anche le nuove generazioni, mentre continua a trattare tematiche universali come l'amore, il tradimento, il potere, e che sono sempre rilevanti e di interesse pubblico. Ultima strategia, la più importante, la quotidianità. Essendo trasmesso quotidianamente, Beautiful è diventato un appuntamento fisso nella routine di molte persone. Questo tipo di programmazione crea abitudini e fa sì che il pubblico integri lo show nella propria vita quotidiana, aumentando la fedeltà e l'engagement nel lungo periodo. Ora dimmi, hai mai visto una puntata di questa serie? Ma soprattutto, cosa puoi trarre di buono da Beautiful per applicarlo al tuo business? Fammelo sapere.